italiano. Urgada, Urgada. Non lo vuole imparare. Niente, vediamo da 5 giorni del cazzo, perché nulla, hanno provato a fregarci, ci avevamo questi documenti, insomma eravamo diventati dei clandestini. Poi alla fine, insomma, con la forza ce l'abbiamo fatta a diciamo, superare tutte le pratiche burocratiche. Con l'aiuto anche del nostro angelo Mohammed. Appunto un fabbro egiziano che lavora a Ro, dalle vostre parti, tra l'altro. E niente, ce l'abbiamo fatta a prendere appunto, a riprendere la moto con le targhe, siamo subito ripartiti alle 5 e mezza del pomeriggio. Appunto siamo arrivati sulla costa del Mar Rosso e nulla, non ci è stato verso trovare un posto dove campeggiare, un pezzettino di spiaggia, niente, tutta zona militare. Infatti il nostro caro amico Alessio con Ben, con la Jeep si sono inoltrati a vedere se c'era un posto dove campeggiare, subito sono arrivati i militari con fucile spianate e ovviamente loro dovessero camminare addosso. Quindi abbiamo fatto altri 120 km alle 2 di notte in Africa, che è una cosa tremenda. E la spiaggia non c'era? La spiaggia non c'era ancora, nulla, allora abbiamo deciso di fermarci, era un resort aperto, a un buon prezzo ci hanno fatto una stanza tripla e ovviamente ne abbiamo approfittato. Matteo, ci siamo svegliati, abbiamo fatto anche qualche oretta di mare, il nostro amico Ben ha tirato fuori dalla macchina due headset, quindi ovviamente abbiamo approfittato anche di quello, e niente, quindi la giornata da così. Poi ci siamo salutati, siamo ripartiti, appunto siamo arrivati fino a qui, ora diciamo inizia la tratta bella, bella, bella pesante, già oggi 300 km di deserto, non finivano più, c'erano pochissime macchine, ne abbiamo contati 15, e nulla, è stato, già oggi è stato molto emozionante, domani addirittura finirà la postrada. Abbiamo gli ultimi 30 km e ci dobbiamo per forza inoltrare appunto nello sterrato, in queste strade battute, quando sono battute, e nulla, quindi piano piano bisogna avvicinarsi a Marsalam, che è di 700 km da qui. Faremo il possibile per arrivarci, dobbiamo per forza arrivarci entro domani sera, anche perché se no non abbiamo un posto dove dormire, e di notte in mezzo al deserto non è molto consigliabile. La moto sta andando bene, per ora siamo contenti. Abbiamo passato dei momenti brutti, abbiamo avuto degli alti e bassi, però ora siamo belli carichi. Stasera ci siamo fatti un po' di narghilè, qualche tè, qualche appunto caffè turco. Spaghetti? Qualche spaghetto, era veramente tremendo, era uscente. Ah, piaceva. Però insomma, qua fai il signore, vai a mangiare fuori, fai una bella scelettina così, abbiamo pagato neanche 10 euro in diritto, una cosina... Pensate che un pieno alla moto costa 12 euro. 12 euro un pieno alla moto, 45 litri, amici. E in Turchia abbiamo pagato. In Turchia l'abbiamo pagato 100, qua 12. Ovviamente la benzina fa schifo, però la moto sembrerebbe che non si stia lamentando, sembrerebbe. Ecco, adesso la tirata. E niente, oggi abbiamo avuto già qualche piccolo incontro con dei dossi molto molto dossi. Per fortuna appunto, anzi ne approfitto per ringraziare tutta la componentistica MST che ci ha salvato. Appunto proporrei di fare una carrellata ora verso di qua, fai vedere il locale subito. Carino locale, tranquillo, tante persone. Si fuma, si beve, si pippa. E c'è anche il ragazzo che non voleva la mancia. Come parlano qui? Esatto. Dialogo con loro. Si capisce un cazzo. Male con intanto qualche puttana tabellina la spara adesso per tenerci compagnia. Niente, una mattina ci alziamo presto dalla nostra stanza, questa volta informata è diciamo un formicaio nel bagno. E non abbiamo almeno il piatto, abbiamo solo le formiche, quindi è andata bene. Abbiamo vista mare. Carino. Abbiamo visto mare. Vista mare, carino. È abbastanza carino, c'è anche un po' di turisti. Non ce l'aspettavamo perché venivamo dal deserto, una cosa impressionante. Si capisce questa cosa. Qui fai 10 km prima il deserto, 10 km dopo c'è una cittadina abbastanza fredda. Ovviamente domani abbiamo 300 km, anche domani di nulla, di niente strada, niente rifornimento, quindi insomma ci attrezziamo bene domani. Al prossimo video, bro. Ciao! Ciao!